Non ha più era senso. Cioè, se una vecchia non riesce a capirlo, vuol dire che è sbagliato. Io potevo fare anche l'altra volta le cose fatte bene, no? Però non è divertente, sto imparando a fare le cose un po' alla cazzo di cane, perché sennò poi impazzisco, sto a guardare che il softbox non entri nell'inquadratura, lo so che certe persone si sono rimaste un po' male, certi miei amici fotografi, però regà, per forza a un certo punto sbagli e va bene così, adesso sto facendo le cosine per benino, vorrei farvi vedere la potenza della tecnologia vera, cioè voi guardate me, cioè una roba incredibile. Poi ho anche deciso di avvicinarmi al microfono così almeno non mi sgolo, e tanto è nero su nero, funziona. E voi direte, ma ti vestirei sempre di nero? Sì, di nero, non quel di nero. Di nero? Sì, perché c'è un motivo che vi spiegherò in un altro video. Siete lamentati della luce che era troppo drammatica, raga, un po' di drammaticità ci vuole. E poi mi avete chiesto se quello dietro è un green screen. Saranno contenti i vicini, non è un green screen. Avete detto che gesticolo troppo, ok, quello posso evitare di farlo. Magari evito anche di toccare il microfono. Come state? Come state? Io sono vegetariano da 7 anni. Sono molto stanco, non ce la faccio più, ho bisogno di proteine. Cosa vuol dire essere vegetariano nel 2019? Lo stesso che 500 anni fa, immagino, non so perché ho detto così. Cosa vuol dire essere vegetariano? Allora, secondo me ognuno ha un po' la sua definizione di vegetarianesimo, perché ci sono alcuni vegetariani che mangiano il pesce... No, ok, quelli non sono vegetariani. I pesci sono amici, non cibo. La mia definizione di vegetarianesimo, cioè io sono vegetariano nel momento in cui non mangio tutto ciò che ha un sistema nervoso, cioè praticamente tutto ciò che può sentire dolore. Essendo alla fine però in realtà semplicemente una dieta, può avere dietro moltissime cause, moltissime filosofie diverse. Diciamo che inizialmente ho capito che non solo per me ma anche per molti altri si parte da un presupposto etico, nel senso che se te... non dall'oggi al domani, però quasi, decidi di eliminare dei piatti che fanno parte della tua tradizione, che con cui sei cresciuto, devi averci una spinta che è anche emotiva. E la cosa che inizialmente forse mi ha dato più fastidio non è stato tanto eliminare la carne, perché fin da bambino, quando dovevo addentarmi, la coscia di pollo mi faceva un po' senso, mentre il pesce, sai, il tonno, la pasta col... tonno della mamma, quello ha fatto un po' più fatica, il polpo, è buono il polpo, poi però te lo immagini lì sto polpo che lo prendono a randellate su uno scoglio e dici vabbè dai, evitiamo di mangiarci sto polpo. Per cui a un certo punto c'hai bisogno di sensibilizzarti e dire no fre, ma sto qui è un animaletto puccioso. Per cui inizialmente è normale avere anche un approccio non tanto razionale, anche razionale perché anche l'emotività in realtà è razionalità, però soprattutto emozionale. Per cui se pensate che essere vegetariani è una cosa giusta, stupenda e vorreste essere anche voi, ma fate fatica a togliere questi piatti, provate a sensibilizzarvi di più, andatevi a vedervi come li macellano sti animali e così poi dite oh, aspetta un momento, però io non sono qua per rompervi le balle, cioè a me frega un belino, anche perché dopo 7 anni sinceramente, ma anche già all'inizio, non è che mi fregasse molto di andare a convertire gli altri, mi frega un belino, io faccio quello che voglio, voi fate quello che volete, è un po' il mio stile di vita in generale. Ma perché c'ho sta voce? Dai, Marrakesh, sbocciamo come a Cincinnati. Inizialmente perché sono diventato vegetariano? Perché banalmente una mia amica che era vegetariana mi ha fatto presente tutte quelle argomentazioni a favore del vegetarianesimo e io ho detto c'hai ragione te, che te devo dire? Quindi provo a dirvela anche a voi. La più importante secondo me è che non fa male. Badate bene, non è che essere vegetariani faccia bene necessariamente. Questo è da tenere in considerazione perché molte volte si dice lo faccio per motivi di salute. Può avere un senso, però mi piace essere chiaro e dirvi che non necessariamente. Necessariamente se sei vegetariano vuol dire che hai una dieta più equilibrata e più salutare. Questo perché uno può essere vegetariano e mangiare solo tiramisù. Quindi fate attenzione perché la dieta vegetariana non consta solo di eliminare cose
ma anche di aggiungere o comunque di andare a cambiare le proporzioni di quello che siete abituati a mangiare. Se avete dei problemi di intolleranze, andate da una dietologa. Io nel mio caso sono stato fortunato, non credo di avere intolleranze a nulla. Quindi mi raccomando, prima cosa, se volete diventare vegetariani, è quella di andare a studiare, perché effettivamente queste proteine poi da qualche parte ce le dobbiamo prendere. Però in realtà, essendo vegetariano, non è che sia così difficile, perché comunque tra uova e formaggio non è che facciamo tanta fatica. Un conto è se volete diventare vegani. Per amor del cielo, bravi, che te devo dire? Siete persone meno ipocrite di me. Ragione numero due. Ragione numero due è che effettivamente eviti di far del male a degli animali. E come dicevo prima, questa empatia umana che abbiamo solitamente è quello che spinge dalla teoria alla pratica. Teorie! Per chi non lo sapesse, questo canale prima si chiamava Teoria e Pratica e c'era una sigla stupenda fatta da Jacopo. Jacopo, tra l'altro, era vegetariano quando io iniziai ad essere vegetariano, poi nel mentre ha smesso, adesso penso mangi solo burro d'arachidi. Ragione numero 3. Come dicevo nell'ultimo video su Greta Thunberg, se non l'avete visto andatelo a vedere, consumare carne vuol dire inquinare di più il pianeta. Questo perché è un'industria poco efficace, è una filiera poco efficace, perché noi dobbiamo coltivare, quindi utilizzare risorse in termini di spostamenti, in termini di acqua, in termini di persone che vanno lì a zappare. Poi prendiamo tutto quel cibo lì e lo diamo a degli altri esseri viventi che stanno lì, ruttano una marea, poi dopo un po' che li abbiamo alimentati ci andiamo a mangiare noi quegli animaletti lì. Non ha senso. Ragione numero 4. Diventi interessante. Perché tutti dicono, no, ma sei uno sfigato, sei vegetariano, ma la cattiva pubblicità non esiste. Tutti parleranno di te comunque. Funziona. L'importante non è se parlano bene o male, l'importante è che parlino di te. Pensateci, funziona. Funziona. Adesso invece passiamo ai contro, perché nella mia esperienza settennale, quasi ottannale, sono sicuro che non si dica così, però non ho idea di come si dica, nella mia esperienza ci sono state diverse cose che mi hanno fatto dire, oh, ma chi me lo fa fare? E quindi vediamole una alla volta, come i veri vlogger, come se io avessi scritto questo video, in realtà no, è tutto molto a caso, penso si capisca. I vostri parenti potrebbero rompervi le balle, dipende un po'. Io sono stato fortunato, praticamente i miei genitori hanno detto sì, in effetti ha senso, e praticamente sono diventati vegetariani anche loro. Ogni tanto si mangiano anche qualcosa di non vegetariano, però se dobbiamo mangiare assieme è ovviamente scomodo cucinare due portate diverse, per cui solitamente si fa sempre tutto vegetariano. Se invece avete dei genitori che vi dicono no, questa cosa non ha senso, non puoi diventare vegetariano, andatevene di casa. A posto, risolto. Potreste anche decidere banalmente se la spinta sociale è davvero così forte, se davvero sarebbe troppo scomodo da dire benissimo, ma gli dico che sono vegetariano, mi butta fuori di casa. Potreste decidere di, ok, quando sono con lei non sono vegetariano, però quando sto a casa mia mi faccio le mie cose da vegetariano. Se invece vivete insieme a vostra madre, fate quello che dice vostra madre, lei c'ha i soldi, raga. No, scherzo, combattete le vostre battaglie. Così, dopo per scontato che sia la madre a rompervi le balle, non so perché. Perché sono un sessista di merda, ok? Sono un sessista di merda, no, chiedo scusa a tutte le madri. Però ne ho preso una a caso, non volevo essere anti-politically correct. Per vostra nonna non sarà facile accettarlo. No, sti cazzi. Poi, qualche anno fa c'era il problema del... vado al ristorante e lì non ho niente da mangiare. Ma a meno che non viviate proprio in un paesino in cui ci sono due bar, in realtà la scelta vegetariana c'è sempre anche in un ristorante normale. Piatto di pasta in bianco c'è per forza, piatto di pasta al sugo c'è per forza, la torta di riso, la torta di verdura, io abito in Liguria, non so se l'avete capito, due trofie al pesto, raga, due trofie al pesto le trovi per forza. Un po' di focaccia, ce l'avete la focaccia voi? Noi sì, anzi non so come facciate a vivere senza focaccia nel resto d'Italia. Anche se a volte la focaccia ha lo strutto e quindi e sti cazzi, ragazzi, cioè non è che io posso impazzire. Anche se ovviamente quando la compro io cerco di sincerarmi del fatto che non ci sia dello strutto, perché sennò ovviamente non ha senso. Addirittura le caramelle gommose, sai quelle buone, piene di zuccherino intorno?
vengono dalla carne, cioè ci sbruciano le ossa, non sa che cazzo fanno, la gelatina la fanno con la carne, ma ti sembra un'ingiustizia? È un'ingiustizia, è un'ingiustizia vera. Quindi questo è un contro sicuramente, non potete mangiare le caramelline gommose, quindi cosa fate? Le mangiate lo stesso, raga, cioè non è davvero un contro, le mangiate di nascosto, una caramellina è piccola, non si accorge nessuno, cioè non dovete farvi venire troppe paranoie, poi potete andarla a togliere piano piano, io non è che le mangio di nascosto, appunto, perché poi effettivamente cerco di ragionare anche da un punto di vista salutistico e le caramelle non è che siano il top. Quindi cosa vi dicevo? Che in realtà soprattutto adesso c'è sempre la parte di menù legate ai vegetariani, addirittura ci sono dei menù, a parte che molto spesso i menù sono imbarazzanti dal punto di vista grafico, però mi è capitato di andare in alcuni ristoranti in cui ti segnalavano con una fogliolina verde le cose vegetariane e con due foglioline verdi le cose vegane. Boh, bravi, bravissimi, è così che dovete fare. Mentre alle volte nei menu c'è la versione per vegetariani, che ci sono quelle due cose in croce che ti sembri uno sfigato, c'è sempre quelle due scelte lì. Ma in realtà no, perché i ristoranti molto spesso hanno una marea di cose vegetariane e non se ne rendono conto. Cioè vai in pizzeria, ti compri la marinara, è vegetariana, però non è tra le cose vegetariane. Ti prendi la margherita e non ci pensano che è vegetariana. Cioè, vegetariana. Oppure potete andare a prendere quella pizza meravigliosa che è buonissima e ci andate a togliere magari il salame, la salsiccia. Si può fare, rompete le balle, anche perché effettivamente i ristoranti è la cosa che ha più senso rompere le balle, ed è grazie a noi che abbiamo iniziato qualche anno fa, in realtà ringrazio le persone che hanno iniziato prima di me, che adesso c'è una coscienza popolare, c'è questo mercato in espansione e i ristoranti si vedono costretti ad offrire un'opzione vegetariana. Ha senso appunto andare a rompere le balle ai ristoranti, non perché dovete rompere le balle, non che dovete salire su un tavolo con un mitra e dire datemi del tofu, perché sareste un pochino ridicoli, e perché loro comprano all'ingrosso, loro sono dentro a quell'industria lì, per cui fargli capire che c'è anche una richiesta vegetariana fa solo che bene alla causa. Un altro contro è che quando inizierete ad essere vegetariani tutti si chiederanno ma perché sei vegetariano, ma che davvero sei vegetariano? No, vegetariano! E ti romperanno loro le balle. Per farvi capire, una volta mi hanno detto appunto ma te le proteine da dove le prendi? E vabbè, quello è un classico. Ma una volta mi hanno chiesto te gli ormoni da dove li prendi? Perché era il momento in cui si diceva che nella carne c'erano gli ormoni. Ok, adesso non vorrei fare il Dario Bressanini della situazione, anzi lo salutiamo. Ciao Dario, sono sicurissimo che stai guardando questo video. Se non lo conoscete andate a conoscerlo, Dario Bressanini fa divulgazione scientifica, anzi lui magari vi insegnerà come avere una dieta vegetariana ma anche salutare. Che stavo di? Io divago, ragazzi, io divago, chi se ne frega, sono cazzi vostri, tanto vi piace ascoltarmi, vi piace sentire il suono suadente della mia voce. Si diceva che davano gli ormoni al bestiame, diciamo, però non è una cosa buona. Vuol dire che gli hanno pompato degli ormoni dentro, così queste bestie diventavano muscolose come Terminator e così poi loro avevano un guadagno maggiore, perché ovviamente da quella determinato animale poi potevano ricavarne più prodotto. Però non è un bene che tu ti assuma degli ormoni dati a un animale, gli ormoni te li devi far da te con le tue cosine, capito? Cioè, gli ormoni degli altri lasciamoli agli altri. Penso di essere stato chiaro e scientifico. Io sinceramente li ho finiti contro, però, e tra l'altro i miei contro sono dei contro e poi vi dico in realtà per me non sono contro, non sono contro in generale, e quindi mi sono reso conto di non essere la persona più adatta ad elencare dei contro, però ho pensato che, visto che è sabato sera e tra poco verranno un paio di miei amici a cena, che potrei fare a loro dire i motivi per cui non avrebbe senso diventare vegetariano. Di questi due miei amici, uno ha un ristorante di famiglia di pesce, si a Liguri, e l'altro invece mangia solo pollo, penso. Pollo e stracchino. È spontaneo ed improvvisato. Sì. Quindi possiamo fare sdraiati sul letto. Pronto? Siamo qui a Bauhaus. No, dove siamo? A Bauhaus siamo, sì. Sì, devi guardare. Devo guardare fisso la telecamera. Proprio come se ci fosse qualcuno che ti sta guardando. Christian, cosa ti piace mangiare? Niente, rispondo io, niente. Cosa ne pensi del vegetarianesimo, Elia? Io? Sì. Un'ottima dieta per qualsiasi essere umano. Quindi, perché però non sei vegetariano? Perché... Allora, io sono stato vegetariano in realtà per ben sei mesi. Poi sono andato a mangiare a casa della nonna di Montalto. Salutiamo Montalto. Montalto è la nonna di Montalto, ciao, saluti.
che a quel punto mi ha obbligato a mangiare della carne, perché mi fa: ma quindi tu sei vegetariano, ti posso fare il petto di pollo? No, veramente il petto di pollo non lo mangio. Ah, allora ti faccio un po' di prosciutto. No, il prosciutto non lo posso mangiare. Allora un po' di tacchino. No, neanche il tacchino lo posso mangiare. Quindi da quel punto lì poi ti sei sentito in un certo senso in colpa a mangiare fuori. Rotto questa tua coerenza psicologica e hai detto vaffanculo. Allora. Esatto. Non ha più senso. Cioè, se una vecchia non riesce a capirlo, vuol dire che ha sbagliato. Non credo funzioni così. Anzi, per quello dicevo che è importante rimanere flessibili invece, secondo me, perché sennò... appunto poi a un certo punto ti rompi questa coerenza psicologica e dici vabbè, basta, e invece secondo me è importante continuare. E te invece, Manny, perché non sei vegetariano? Non lo so, però ho convinto mia mamma a diventare vegetariano. No, a comprare latte che non proviene da animali. Punto di vista etico, quindi tu lo fai. Cioè, okay, buone le mucche, però poverine. E tu però hai... Grazie. Un ristorante di pesce. Sì. I pesci sono stupidi, si possono mangiare. I pesci sono stupidi, vanno mangiati. Sì, sì, vogliono essere uccisi. Se lo meritano. E poi non li puoi mungere, quindi... Aspetta. Ho preso il filo del discorso. Jacopo si è preso male perché ha detto volevo esserci anche dai. Io. Volevo esserci anche io nel video, che anche io sono stato vegetariano e adesso mangio... Fai un po' di luce, ti do il mio cellulare. Mangio solo burro d'arachidi. Ciao, make-up. Sì, ce l'hai, stai bellissimo. Jacopo, tu sei stato vegetariano? Sì. Per quanto tempo? Per tipo 5 anni. A che età hai iniziato? 5 anni sono tanti. 15-20 ho fatto. Dai 15 anni ai 20 anni. Sì. Perché hai iniziato? Perché Mefre ha fatto una tesina di maturità sull'impatto dell'allevamento industriale sul riscaldamento globale, sulle emissioni in generale inquinanti. Mia mamma è medico ed è diventata, un po' per motivi etici, un po' per motivi salutisti, e ha smesso di mangiare carne e quant'altro. E lei faceva la spesa. Ok. Quindi, la carne è sempre stata un bene di lusso e nel nostro ultimo secolo è diventato un bene di consumo di tutti i giorni. E tu non puoi far diventare un bene di lusso disponibile per... il 50% della popolazione mondiale senza andare incontro ovviamente dei costi di lusso. Giusto. Non si mangiava così costi tanto. Ecologici. Costi ecologici, economici. Parlaci delle scoregge delle mucche. Le mucche emettono gas metano, vabbè, ma questo lo sanno tutti. Scorreggiano una marea, sai un po'. E tra l'altro il gas metano è 100 volte più inquinante dell'anidride carbonica. Sì. Pesissimo. Sì. Perché hai smesso di essere vegetariano? Ho smesso di essere vegetariano perché voi prima avete visto Elia, lui aveva il famoso ristorante di famiglia, io ho iniziato a lavorare in un'azienda che produce vino e insieme al vino bianco ci sta troppo bene il pesce. Perché ricordiamo, siamo liguri. Siamo liguri. Quindi vino bianco, io andavo a consegnarlo a sto ristorante, poi ci ho mangiato un po' di volte, gratis. E quindi? Te ne privi. Vabbè. E quindi ho iniziato a mangiarlo lì, il pesce, a me piace, sinceramente per il sapore, per il gusto. Sono arrivato a sviluppare un'idea che è la seguente: io vivo vegetariano, però se una volta a settimana mi voglio mangiare un pesce o un tocco di carne, lo prendo. Io sto vivendo quello che è, secondo me, il risultato di quello che dovrebbe essere il vegetarianesimo, cioè riportare la società a un uso molto più moderato della carne. Cioè ci sono famiglie che mangiano carne tutti i giorni, anche due volte al giorno. Vaglielo a dire, come si fa? Però in realtà ci sono un sacco di multinazionali della carne che stanno investendo sulle carni finte, etiche, cioè non carni etiche nel senso la mucca, no, proprio carne fatta in laboratorio, sì, carni sì, 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 fatte con grani e cose varie. I grandi distributori dei sementi, cazzo che ne frega, al posto che vendere il grano per le mucche lo vendono per gli esseri umani. Sì, esatto. In realtà loro basta che riconvertono il foraggio. Infatti, di questa cosa qua della fake meat è una figata. Bellina. E volevo provarla. Sì, Dario Bresagni ne parla con Shai. Ne parla con Shai, esattamente. Ciao, salutiamo Shai. Presto saremo anche al Fieri. Sì, tipo tra un anno. Quindi sarebbe figo fare un video in cui noi proviamo la fake meat. Ci stai? Sì, costa un fottio di soldi. Dici? Tanto io. Paga il canale. Yeah. Tanto con il nostro Patreon che abbiamo appena aperto. E vieni anche tu, Manny. Sì. Vieni, la trovi. Lui che mangia solo stracchino. Me la pago io. Ce la paga lui. Ce la paga lui. Che lui ha un lavoro vero, mica noi YouTube. Grande, Manny. Sì. Riprendiamo Manny. Ciao. No, però devi farti anche luce. No, in realtà lì è abbastanza illuminato. Così fa un po' paura. Ecco. Ok, vi risalutiamo. Chissà cosa sta prendendo. Ciao. Ciao.
Ciao. Perché devo fare sta cosa cringe del saluto? Veramente imbarazzante. Grazie. Ciao ciaone, e quindi traete un po' voi le conclusioni. Vi vedo un po' così a caso perché non ho tempo di fare video belli. Ciao. Ciao. Questo è Jacopo che si sta mangiando. È tipo Luna. Si sta facendo un bel... Che cazzo è quell'affare lì verde? Avocado. Quindi abbiamo scoperto che non mangio proprio solo burro d'arachidi, però anche burro di qualcosa di verde. Potrebbe essere guacamole.